Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo nel giorno del ricordo delle vittime del Covid fissato per lo scorso 18 di marzo. Tante parole di cordoglio per ricordare le vittime del virus, tra cui quelle del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che ha detto si tratta di una giornata di grande dolore di coloro che non ci sono più a causa del Covid, e sono situazioni e immagini indimenticabili che domandano a ognuno di noi di una grande consapevolezza di quelli che sono i problemi. Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime. A fargli eco è stato anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Lo ascoltiamo. Non è solo il ricordo e l'attualità. Stiamo in piena terza ondata con centinaia di morti al giorno, quindi è ancora lunga la battaglia per uscire dalla pandemia. Per oggi era doveroso che i sindaci d'Italia si unissero simbolicamente, stando sotto i propri municipi, per ricordare le tante vittime, oltre 100.000 morti. Quindi una tragedia terribile, bisogna continuare a lottare e avere quell'ottimismo necessario per vedere la luce fuori dal tunnel. Speriamo che oggi arrivi qualche parola di chiarezza che diradi un po' la confusione, la mancanza di trasparenza e anche di parole chiare da parte del governo. Io mi auguro che dopo che gli organismi scientifici dicano qualcosa di chiaro, sia il Presidente del Consiglio a parlare agli italiani. Perché da un punto di vista politico l'Europa sta perdendo già rispetto all'Inghilterra, alla Russia, a Israele, agli Stati Uniti, alla Cina. Siamo indietro. Bisogna spiegare perché stiamo indietro. Perché essere indietro significa avere più morti. Essere indietro significa avere una pandemia sociale ed economica e del lavoro che non si riesce ad affrontare. È complicato poi accettare in un momento in cui lo stress psicologico di una nazione intera è forte, che il giorno prima si dica agli italiani dall'alto, no, delle istituzioni, non vi preoccupate, AstraZeneca è sicura, non ci sono ragioni perché venga sequestrata, la mattina dopo vengono sequestrate tutte le somministrazioni in tutta Italia. Quindi ci rendiamo conto che è un momento difficile, ma proprio perché è difficile ci vuole credibilità, trasparenza e chiarezza. Io mi auguro che oggi questa possa avvenire e mi auguro che possa riprendere velocemente la campagna vaccinale, perché senza i vaccini si allontana di gran lunga l'uscita dal tunnel. Covid che continua a tenere stretta l'Italia nella sua morsa, sono 24.935 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 353.737 tamponi processati. I deceduti sono stati 423 con il tasso di incidenza del 7,04%. La curva delle nuove infezioni segue quello che è lo stesso andamento delle settimane precedenti, raggiunge i punti massimi a metà settimana tra giovedì e venerdì per poi decrescere nel weekend fino al livello minimo del lunedì, una situazione comunque delicata di cui al momento, insomma, non se ne vede ancora la fine. In Campania invece sono 2.507 i nuovi positivi con 619 persone sintomatiche. I tamponi sono stati invece 26.207, di cui 5.527 antigenici, con 13 deceduti, di cui 6 nelle ultime 48 ore, 7 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, ci sono 656 posti di terapia intensiva disponibili e ne sono occupati 153, mentre invece sono 3.160 i posti tra offerta pubblica e privata di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.562. L'EMA ha confermato la validità del vaccino AstraZeneca, infatti da oggi si riparte con le vaccinazioni dal siero, così come da tutti gli altri vaccini, arrivano sicuramente dei benefici enormi che superano di gran lunga i rischi. Questo è il pensiero
di Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri. È un momento delicato, ha voluto specificare naturalmente che la medicina non è fatta di certezze ma di grandi probabilità. Si può affermare che il vaccino AstraZeneca e in generale tutti i vaccini contro il Covid sono efficaci nel prevenire la forma grave della malattia con un'efficacia altissima e non sono associati in generale ad eventi tromboembolici. Su questo inoltre si è calcolato, pensate, che il rischio di un decesso intorno alla vaccinazione è dello 0,0065% nel caso del vaccino Pfizer-BioNTech e addirittura di meno dello 0,004% per AstraZeneca. Ha concluso il dottor Remuzzi: sappiamo quali sono i costi della pandemia in termini di vite umane, basterebbe pensare al numero dei decessi che ci sono per capire quali sono i vantaggi di sottoporsi ad una vaccinazione. Si continua nel consueto monitoraggio settimanale, nel pomeriggio attesi i cambi di colore, vediamo quali possono essere le anticipazioni. Soltanto il Molise in realtà spera di poter tornare in arancione, anzi ci sono altre regioni che potrebbero aggiungersi al gran numero già di regioni presenti in zona rossa. A rischiare più di tutti è la Toscana, il governatore Giani ha detto ce lo aspettavamo, siamo praticamente sulla soglia dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti, dunque una situazione particolarmente delicata. Chi si trova in zona rossa è la Campania, ma anche qui è probabile che si possa proseguire nella fascia di massima allerta fino al periodo di Pasqua. Il Molise invece, come si diceva, potrebbe sperare nel passaggio in arancione a fronte di un lieve abbassamento dei contagi. A rischio invece anche la Sardegna, c'è stato un leggero peggioramento della condizione ospedaliera e del virus sul territorio, si rischia per l'isola il passaggio dalla zona bianca a quella gialla. Ci spostiamo ora a Caserta perché nel bollettino dell'ASL di giovedì 18 marzo sono 383 i nuovi contagiati con 234 guariti e ancora numero alto di deceduti, sono 10 nelle ultime 24 ore. I test elaborati sono stati 2568 per un tasso di incidenza del 14,91%, continua l'ascesa dei positivi sul territorio, nel saldo complessivo ci sono 139 contagiati in più. Caserta resta in cima per numero di contagi con 583 casi attivi, c'è poi Maddaloni con 500 e Marcianise con 375. Un fatto di cronaca, adesso nella mattinata di giovedì i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato esecuzione a misure cautelari, personali e reali nei confronti di 17 dipendenti del Centro per l'Impiego di Teano, indagati per truffa aggravata e false attestazioni. In particolare sono state eseguite 8 ordinanze di applicazione dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, nonché il sequestro proprio funzionale alla confisca di queste somme indebitamente percepite, con riferimento appunto alla truffa aggravata a danni di ente pubblico e false attestazioni e certificazioni. Le indagini hanno permesso di accertare sistematici episodi di assenteismo per un totale di 1.000 ore di tutti i dipendenti del centro dell'impiego. In particolare le attività che sono state eseguite attraverso tecniche di osservazione, controllo, pedinamento, intercettazioni, videoregistrazione, acquisizione documentale hanno consentito di disvelare il modus operandi degli indagati, che attestavano falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro, dapprima con l'indicazione fittizia degli orari di ingresso e uscita e poi attraverso le timbrature del cartellino marcatempo. Questo consentiva di truffare l'amministrazione statale percependo un'ingiustificata retribuzione. Le attività hanno dunque, come si diceva, consentito l'emergere di un grave quadro indiziario a carico degli indagati. Visita importante nel pomeriggio di ieri dell'onorevole Piero De Luca al presidio della difesa presso la caserma Ferrari Orsi
di Caserta, il centro vaccinale più grande della regione Campania e tra i più ampi di tutto il territorio nazionale. Era presente anche il sindaco Carlo Marino, con cui è stato fatto il punto della situazione. Ha detto l'onorevole De Luca: ci deve essere un grande impegno, il massimo impegno al rafforzamento della campagna vaccinale. Il vaccino è l'unica arma che ci può consentire di uscire da questa emergenza. Poi il plauso alla Brigata Garibaldi, grande professionalità, organizzazione e abnegazione di tutto il personale impegnato in questa emergenza, che ringraziamo per il lavoro che svolgono quotidianamente. Nella giornata del ricordo delle vittime Covid, a fare il punto sulla situazione contagi a Caserta è stato proprio il primo cittadino Carlo Marino. Lo ascoltiamo in questo video rivolto alla popolazione. Oggi è una giornata importante per la nostra città e per il nostro paese. Il 18 marzo sarà per sempre, per la nostra storia, per la storia del nostro paese, il giorno in cui ricorderemo, la giornata della memoria, è difficile anche me raccontarlo, perché è la giornata della memoria del ricordo delle persone vittime da Covid-19. Il momento in cui dobbiamo ricordare i nostri cari, i nostri amici, i nostri defunti della nostra città. Ben 45 non ci sono più morti da Covid-19, ed è giusto che noi anche come città li ricordiamo. Abbiamo deciso di mettere tutti i sindaci d'Italia, compresa Caserta, la bandiera a mezz'asta. Alle ore 11 ci siamo fermati tutti per un minuto di ricordo ai nostri cari, alle persone che non ci sono più, alla memoria di chi ha sofferto per Covid-19, di quanti ancora stanno soffrendo. In questa città abbiamo ancora 575 positivi a Covid-19, c'è una curva che sale ancora. Ogni giorno in Italia ci sono circa 500 persone che muoiono da Covid-19. È una guerra difficile che sta continuando. Sapete che a Caserta c'è il più grande centro vaccinale della Campania, è uno dei più grandi d'Italia, ma abbiamo bisogno di vaccini. Sapete che stiamo facendo un grande lavoro di verifica e controllo del territorio, ma dobbiamo essere tutti rigidi nel rispettare la zona rossa e le prescrizioni. Vedo ancora troppi furbi, non servono i furbetti in questo periodo, perché ci sono persone che soffrono, c'è la terapia intensiva e subintensiva che iniziano a essere piene, quindi facciamo rischiare molto la vita alle persone che diventano positivi. Abbiamo anche sintomatici, non più tanti asintomatici, ma anche tanti sintomatici. Questo significa che siamo nella curva più delicata e più attenzionata dai medici per l'elemento della pandemia e per l'aspetto epidemiologico che è nella nostra comunità. Noi siamo una comunità forte, abbiamo resistito, stiamo vincendo, siamo meglio degli altri. Lo dico con molta franchezza, sia i cittadini, sia le istituzioni, sia tutti abbiamo lavorato, ma dobbiamo continuare. Chiudiamo con il calcio, giornate di sfoghi, di sassolini tolti dalle scarpe per due ex azzurri, perché dopo Arek Milik è stata la volta di Fernando Llorente, attuale giocatore dell'Udinese, che ha rilasciato un'intervista all'agenzia EFE in Spagna. Ha detto: da quando è andato via Ancelotti non ho avuto spazio e non mi hanno voluto nemmeno tenere, insomma volevano che me ne andassi. L'Udinese è stata una scelta perfetta, perché ha un'organizzazione di un top club. A Napoli ho trascorso un brutto periodo, ma non ho mai avuto problemi con Gattuso, semplicemente sono stati acquistati altri giocatori che venivano prima di me. Dopo il mio infortunio sono stato dimenticato, è stato bruttissimo restare fermo per 6 mesi per un calciatore delle mie caratteristiche. Mi hanno tolto il numero di maglie, fatto allenare a parte con Milik e un as. Proprio il calciatore polacco ha parlato all'Equipe dicendo che si trova molto bene a Marsiglia. A Napoli invece era una situazione brutta, la pandemia non ha aiutato e sono rimasto fuori rosa fino a gennaio, fino a quando poi il Marsiglia mi ha fortemente voluto. Non volevo aspettare fino alla prossima estate, dunque sono contento della scelta fatta e ci tengo a dire che sono stato emarginato dal club, non dalla squadra e lo staff. Insomma, in una società seria queste cose non sarebbero mai successe. Infine capitolo casertana, ma non calcio giocato, calcio di programmazione, sport di programmazione e futuro. Questa l'analisi che è stata fatta dal sindaco
di Caserta Carlo Marino, che ha parlato proprio della progettazione del nuovo stadio di Caserta, nonché della pista di atletica e del campo da tennis, per dare sempre più sport alla Caserta del futuro, con un obiettivo ben preciso: far partire i lavori entro la prossima estate. Sentiamo. Giornata importante per lo sport casertano, sta andando avanti fortemente e in modo incisivo la conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo stadio della città di Caserta. Il calcio avrà il suo luogo, dove i tifosi, dove gli sportivi, dove le famiglie potranno vivere finalmente lo sport più affascinante in Italia. Ma non dimentichiamo anche gli altri sport, perché nel frattempo andiamo avanti per realizzare il nuovo circolo del tennis e perché dobbiamo realizzare la nuova pista dell'atletica. Tutto deve rimanere comunque funzionale, in modo tale da dare sempre più sport alla città. Ieri, nella giornata del 17 marzo, abbiamo approvato la conferenza dei servizi, quella preliminare, in cui abbiamo chiuso tutta la procedura preliminare, abbiamo approvato i verbali della conferenza dei servizi preliminari, abbiamo avviato la conferenza dei servizi decisoria per chiudere le procedure. Adesso i progettisti dovranno intervenire per integrare il progetto per la parte sicurezza sull'antincendio, per mettere a posto i rapporti con la sovrintendenza e col genio civile. Dopodiché convocheremo l'ultima seduta per approvare definitivamente il progetto. Dopodiché si va in giunta, si va per evidenza pubblica, si realizza l'esecutivo, si firma il contratto, parte il cantiere. Questi tempi devono essere assolutamente stretti, coincisi. Per l'estate deve iniziare il cantiere, dobbiamo iniziare a dare la curva ai nostri tifosi, dobbiamo realizzare finalmente il grande sogno che la Casertana Calcio già ci sta facendo vivere, grazie al presidente D'Agostino, grazie a una società, grazie a un allenatore importante, grazie a dei ragazzi che stanno dando tanto per la nostra città. Oggi gli dobbiamo dare l'infrastruttura ai tifosi, alla società, ma soprattutto costruiamo il futuro dello sport per i nostri giovani. E con il calcio, con lo sport, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata.